Yolanda Zip. Hello Fluffy Unicorn! Siamo ritornati con un nuovo video! E noi chi siamo? Siamo i Fluffy Unicorn! Come avete... già fatto così. Perché mi si sbottona il vestito? Sei un unicorno... Come l'altra volta, unicorno svestito! È un unicorno pasticcione! Potrei fare una magia! La faccio io? Quindi oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una magia. La magia? E cosa? Wingardium Leviosa. È Leviosa, non Leviosa. Cheat ragazzi, cheat. Cheat per chi ama Harry Potter. Come noi. Hashtag Harry Pottiani. Harry Pottiani. Fateci sapere sotto con un commento qual è il vostro film di Harry Potter preferito. O il grande personaggio. Film e personaggio preferito. Esattamente, fatecelo sapere sotto con un commento. E fateci sapere anche se avete letto i libri. Il mio preferito è Dobby. Io sono Dobby. Che oggi andiamo a provare a fare cosa, Daniele? La burro birra di Harry Potter, ragazzi belli. La famosa bevanda che i nostri amati maghetti bevono. Ma in questa bevanda non c'è alcol, però non è alcolica. È simile alla birra, ma non è alcolica. Noi abbiamo visto questa ricetta bazzicando su internet, su un blog che parlava appunto di Harry Potter e di varie curiosità in cui c'era anche questa ricetta. Praticamente cosa dicevano? Dicevano che nonostante non ci fosse all'interno della birra, momento storia di Yolanda, non ci fosse nella birra l'alcol, i maghetti erano tipo inebriati. Inebriati da questa bevanda, come se fosse il nettare di... Sì, birra. Harry faceva tipo un senso di... Sì, è vero, sei mezzo ubriaco. Si dice. Ci vogliamo ubriacare, diciamo. Ci ubriachiamo anche noi con la burro birra. Esatto. Unicorno numero uno, cosa ci servirà? Sono numero uno. Ti servirà per fare questa burro birra? Allora, sono ingredienti... Reperibilissimi. Esatto. Facili. Allora, ci servirà dello zucchero di... canna. Allora, ve lo faccio vedere, zucchero di canna, io ho questi due tipi. Allora, voi zucchero di canna normalissimo lo potete trovare benissimo al supermercato, si trova tranquillamente. La dose, vado a fare la dose per un boccale. Che cosa ci servirà? Il burro. Fondamentale ovviamente. Fondamentale. Della gassosa. Gassosa. La gassosa, ci siamo. Cosa ci servirà? Una cosa veramente molto strana che appena ho letto l'ingrediente, insomma, perché? Comunque ci serviva dell'aceto di miele nella ricetta originale. Sì, la Rowling ha dato questa ricetta, quindi noi così la facciamo. C'è l'aceto di miele, ma ce ne servirà poco. Poi ci serviranno due cucchiai di acqua, mezzo cucciaino di sale. Ci servirà dell'essenza, mi raccomando, non fatevi fregare da questa cosa, perché anzi, fate vedere lo scatolino così. Essenza di rum, ma non è alcolica, ragazzi, cioè è solo essenza, quindi sì, praticamente non... Scusa per i dolci, questa cosa. Che buona! È quella del babà! Poi ci servirà la panna da montare. Noi abbiamo preso quella là, quanto è questa? 200 ml. A quanto deve arrivare questo video? Allora, questo video, dai, facciamo che arriviamo a 3500 like. Sì, sono due capelli unicornosi ovunque. Ci siamo dimenticati una cosa! Esperimenti creativi! Comunque, È esperimento creativo! Unicorno double potere! Adesso abbassiamo la telecamera oggi. Andiamo! E andiamo a svolgere oggi la ricetta della burro birra. Allora, cuoricini, rieccoci qua! Rieccoci! Siamo tornati! Allora, siamo in cucina. No, si mette Harry Potter. Comunque, ci serve ovviamente un pentolino. Mi raccomando, pentolino antiaderente, quindi vi dovete spostare. Mi raccomando, se siete piccoli, fatevi aiutare dai genitori. Esattamente. Allora, quello che vi servirà sarà, come abbiamo detto, lo zuccheroni che andiamo a versare nel pentolino. Il pentolino che andiamo ad accendere, mi raccomando, a fiamma bassa. Allora, insieme allo zucchero mettiamo due cucchiai di acqua e lasciamo ovviamente sciogliere lo zucchero a fiamma bassa. Mi raccomando, non fate attaccare il todos, altrimenti è un casinos. Che lo zucchero, perché io ovviamente ho usato lo zucchero quello là, fine. Ma se voi trovate lo zucchero di canna, quello spesso, mi raccomando, quello ci vorrà un pochino più di tempo, ovviamente, per sciogliersi. Adesso andiamo ad inserire all'interno 35 grammi di burro e li facciamo sciogliere.
Ragazzi, ovviamente questi sono per un solo boccale. Esatto, un solo boccale. Insomma, se volete farne di più, raddoppiatele. Dopo Daniele andrà anche lui a fare cose magiche come Harry Potter. Che bello. Questa burro birra è ispirata a delle caramelle. Delle caramelle inglesi, lo sapevi Daniele? Sì, sono le butterscotch. Sono le butterscotch. Sono delle caramelle ovviamente inglesi. Caramello praticamente allo zucchero burro. Ragazzi, ma guardate che meraviglia. Ma è sembra caramello. È vero, che buono, mamma mia che fame. Però secondo me è fighissimo provarla. Ragazzi, se non l'avete provato comunque una volta nella vita si deve provare. Adesso noi la proviamo e poi... Se siete veri fan di Harry Potter dovete farlo. Esatto. Punto. Vado a mettere all'interno del mio composto, dopo che il burro si è sciolto, 30 ml di panna. Panna liquida fresca, quella che vi ho fatto vedere prima. Bella fresca fresca. C'è l'odore straforte. Adesso, dopo aver messo questo, andiamo a mettere il mezzo cucchiaino di sale. Ci vuole, ragazzi, è una cosa strana ma vero. Servirà mezzo cucchiaino di aceto di mele. Raga, sa da fa. E quindi si mette. Cioè, se l'ha detto la Rowling. Se l'ha detto la Rowling, allora noi stiamo a sentire lei, Mescoliamo bene, facciamo amalgamare bene bene il tutto. Allora ragazzi, quello che dovreste ottenere è questo composto, che deve essere liquido, deve essere liquidoso. Però adesso questo qui, noi ovviamente abbiamo spento il fuoco. È facilissimo, avete visto com'è facile? Adesso lo dobbiamo togliere dal fuoco. Ci spostiamo di nuovo sul tavolo e vi facciamo vedere cosa fare di nuovo. Allora ragazzi, eccoci qua. Questo è il composto che deve uscire, ragazzi. Voi non potete immaginare l'odore. Deve raffreddare. Dopo che si è raffreddato un pochino, andiamo a mettere il nostro estratto di rum. Anda, che stai facendo? Voglio troppo assaggiare questa cosa. Ti stiamo guardando tutti quanti. Guardatela, con quale veemenza. Com'è? È buonissimo. Dito dito, wiki wiki wiki. Vediamo. Ragazzi, buona. Ok, dopo che si è un pochino raffreddata, prendiamo la nostra fialetta e andiamo a mettere tutta quanta all'interno. Un odore, ragazzi. Odorate, odorate, sentite. Com'è? Madonna, YouTube dovrebbe mettere il coso per far odorare alle persone. Adesso questo ovviamente si deve raffreddare. Mentre si raffredda ancora un pochettino, Daniele andrà a montare la panna. Se a voi non piace l'estratto di rum, diciamo queste cose in generale, non mettetelo, diciamo, però diciamo che è facoltativo, però la ricetta della Rowling dice questo. Lo vuole. Andiamo a prendere il nostro cosillo. Andiamo a mettere la pannoci. Tanto la facciamo tutta, tanto qui a casa ci mangia, si mangia tutto. Vada a frizzare la panna. A frizzare. A frizzare. Perché a frizzare? A montare. A montare. Allora ragazzi, siamo pronti per far avvenire la magia. La magia della pannoci. Allora, questo me lo lecco io. Basta, Yolanda. Andiamo a mettere tre dita. Composto. Composto, ovviamente. Andiamo ad aprire la gassosa. Spiaccia. E andiamo a metterla all'interno. Oh, guardate. Oh mio Dio. Andiamo a mescolare. È un esperimento creativo incredibile. Ma che figata. Se Yolanda c'entra però la cosa. Guardate, raga. La birra, guardate. Cioè, no, raga, è una figata unica. No, ragazzi, ma non me l'aspettavo sta cosa. Io veramente sono rimasta estasiata. Che è troppa schiuma. E un po' di schiuma la voglio togliere perché è troppa schiuma, mi sa. Allora andiamo a mettere ovviamente la panna. Allora, ragazzi. Ragazzi, giovani. Baldi giovani, questo è il risultato finale. Alzala, falla vedere, va bene in dire. Avvicina, falla annusare questi ragazzuoli. Guardala. Ragazzi, no, ma adesso alziamo la telecamera. Ma la assaggiamo perché. E la assaggiamo e la facciamo vedere troppo da vicino perché vai, sono. Vai, vai, alzo, alzo. Sono tutta inzozzata, mi sono tutta schierata. Che faccio un casino sempre. La burro birra, abbiamo tolto un po' di panna perché ci siamo accorti che probabilmente era un po' troppa. Piccolo consiglio, quando andate a montare la panna, non la montate troppo. L'unicorno Daniele ha fatto venire la panna troppo densa. Non deve venire così densa, deve venire un pochino più liquidina. Vabbè. Do l'onore prima all'unicorno numero uno. Molto grosso. Di assaggiare, stai attento, non ragazzi, spazio. Allora, cheers. Forza, cheers, ragazzi. Com'è? Io. È strano. L'odore è buonissimo. È buona. Strano. Oddio. Sembrerebbe un babà. Questa qua l'ho bevuta. Dipende. Alcuni la bevono calda e altri la bevono fredda. Strano. È strana. È buona però. È buona. Buono. Perché c'è il sapore del caramello con un goccino di si sente dell'aroma di rum. Sì, ma pochissimo. E si sente la gassosa che è frizzantina. Sì. Voto complessivamente a 1 a 10. Ma 9, 9. 9, 9, 9. 10 no perché è un po' strano. Sì, un po'. Yolanda la panna, Yolanda la panna. Un pochino. No,
guarda! Sporcato tutto! Ha sporcato l'unicorno! Abbiamo dato... Oh! Non mi permetti! C'è 18! Arriviamo, mi raccomando, a 3500 like per questo video. Sì. Lasciate i commenti di sotto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Campanella sempre attiva. Campanella sempre attiva, mi raccomando, quando carico i video, così lo sapete. Dai! Con questo è tutto, noi mandiamo un bacino puccioso! Un abbraccio super flaffoso! Sussissimo. E noi ci vediamo come sempre domani. Sì. Con un altro video super speciale dedicato al carnevale. Vi dico solo una cosa che inizia per S. Sl. Un video slime. Domani ci vediamo, ragazzi, di lunedì con un video slime. Okay. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 14:30, sempre su questo canale, sempre con un nuovissimo video. Bye bye!